La meningite di cui è affetta la paziente di 56 anni ricoverata nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari è del sierotipo Y, raro in Sardegna ma più frequente nella penisola. Si tratta di un sierotipo meno pericoloso del tipo B e del C. Lo ha reso noto la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria sassarese. La profilassi adatta per l'Y è la stessa del B, quella quindi già attivata. Intanto le condizioni della paziente restano stazionarie. È sempre assistita con ventilazione meccanica e prosegue la terapia antibiotica, ha precisato l'azienda ospedaliera universitaria in un nuovo bollettino medico. Il marito e le persone entrate in contatto con la paziente sono state sottoposte a profilassi, così come tutto il personale medico e del 118 che la soccorsa e l'assiste. Il sindaco del comune nel quale la paziente risiede è stato contattato dal direttore dell'area sociosanitaria locale di Sassari, Giuseppe Pintor, per dare rassicurazioni all'intera comunità tramite l'amministrazione. Sul caso della paziente sassarese si è aperto anche un dibattito politico col senatore Silvio Lai del Partito Democratico, che ha chiesto la vaccinazione obbligatoria. A stretto giro ha replicato l'assessore alla sanità Luigi Arru, che condivide l'appello del senatore Lai. Ben venga l'intesa raggiunta tra il Ministero della Salute e le regioni su questo punto, che sarà messo in atto con uno stanziamento previsto nella manovra di bilancio 2017. Con i vaccini somministrati gratuitamente, compresi quello per il meningococco di tipo B, e una corretta e chiara informazione sull'utilità della vaccinazione e sui possibili e previsti effetti collaterali, decidere di non vaccinare i propri bambini rappresenta un comportamento rischioso e irresponsabile, non accettabile per chi deve proteggere la salute di un'intera comunità. Sabato scorso un gruppo di militanti della locale sezione di Casa Pound Italia ha organizzato un presidio di protesta tra via Coldilane e via Palmera nella vallata di Rosello a Sassari, esponendo uno striscione recante la scritta «Basta spaccio e degrado nella valle di Rosello» per contestare lo stato di abbandono in cui si trova l'area. «La situazione ha dell'incredibile», afferma Andrea Farris, coordinatore regionale di Casa Pound Italia, «intere palazzine assediate ogni notte da spacciatori e tossicodipendenti, case diroccate e occupate da immigrati e cumuli di rifiuti in ogni angolo, il tutto a 50 metri da uno dei monumenti simbolo della città, ovvero la Fontana di Rosello. Non c'è traccia del sistema delle valli con parchi, servizi ed orti tanto promessi dal centro-sinistra nelle ultime tre campagne elettorali», continua Farris, «ma gli unici interventi messi in atto dall'amministrazione sono sterili tagli periodici del l'erba. Già il mese scorso Casa Pound Sassari aveva segnalato il degrado e i pericoli per la sicurezza della Valle del Rosello, ma a quanto pare, secondo Farris, ad oggi i cittadini non segnalano alcun intervento concreto da parte delle istituzioni. Casa Pound chiede quindi che il centro-sinistra cittadino dia seguito alle promesse elettorali, dando inizio finalmente ad una riqualificazione concreta dell'area e una sua riconsegna ai sassaresi. Casa Pound Italia ha deciso di manifestare contro il degrado che imperversa nella Valle di Rosello. Una valle abbandonata, diventata ormai piazza di spaccio e di degrado. Rifiuti abbandonati, siringhe sotto i portoni e i palazzi. La cittadinanza risulta totalmente assediata. Già un mese fa, con un comunicato, aveva invitato l'amministrazione comunale ad intervenire, mentre ad oggi nulla di concreto è stato fatto. Nelle precedenti campagne elettorali il centro-sinistra ha sempre promesso una riqualificazione del sistema delle valli, ad oggi non si vede ancora nessuna azione concreta. Per questo chiediamo che l'amministrazione comunale si attivi al più presto per sistemare una dei polmoni verdi alla città. Una delle chiese più belle a Sassari, costruita alla fine del Cinquecento e restaurata nel 1952, quando fu realizzato il porticato, è forse l'unica chiesa a non avere a disposizione uno scivolo per favorire l'ingresso ai portatori di handicap. Accade spesso che durante le funzioni religiose qualcuno, impossibilitato ad entrare, si raccolga in preghiera nella piazza. In una città dove ci si prodiga per intervenire sull'abbattimento delle barriere architettoniche, si assiste ad una situazione del genere nel completo disinteresse verso i meno fortunati. Sarà il caso di intervenire?
Alcuni parrocchiani si stanno attivando per una raccolta di firme. Noi non crediamo si tratti di un intervento granché oneroso. Basterebbe un po' di buona volontà e buon senso da parte delle istituzioni per risolvere il problema. A seguire, nella nostra rubrica Telegi in Radio, parleremo della situazione in maniera un po' più approfondita. Il presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick è stato l'ospite d'onore della giornata di studi Giustizia e Misericordia che si è tenuto sabato scorso nell'Aula Magna dell'Università di Sassari, organizzato dalla UGC, l'Unione dei Giuristi Cattolici di Sassari. Nel convegno si è discusso dell'antica e ancora controversa diatriba sul rapporto tra due valori visti spesso come antagonisti nelle loro applicazioni all'ordine sociale. L'incontro è stato introdotto dal notaio sassarese Giovanni Maniga. Inoltre il presidente emerito della UCG di Milano, l'avvocato Gianfranco Garancini, ha toccato il tema la misericordia nella giustizia degli uomini. Infine l'avvocato Candido Fois, professore ordinario di diritto commerciale all'Università di Padova, ha approfondito il tema debito e responsabilità nell'economia di oggi. Dulcis in fundo, l'ex ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick ha illustrato gli aspetti incentrati su giustizia e misericordia dalla retribuzione alla riconciliazione. C'è ancora tempo fino a domani per presentare le istanze che consentono di usufruire delle agevolazioni previste nel regolamento per la promozione e incentivazione alle attività imprenditoriali. Le domande vanno presentate a settori tributi ed entrate su apposita modulistica scaricabile anche dal sito web istituzionale del Comune. Il regolamento, approvato a maggio 2015, disciplina la concessione di agevolazioni a favore delle imprese esercenti le attività di nuova costituzione o che aprano una nuova sede legale e operativa nel centro storico del Comune di Sassari, con l'obiettivo di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio del centro storico cittadino. Viene disciplinata inoltre la concessione di agevolazioni alle imprese già operanti o di nuova costituzione che beneficiano dei finanziamenti previsti dai progetti operativi per l'imprenditorialità comunale, POIC, nel territorio del Comune di Sassari. La quantificazione delle agevolazioni è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali, cioè ICI, IMU, TASI, TIA, TARES, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità, dovuti integralmente e regolarmente pagati fino all'importo massimo di 3.000 euro. La Coldiretti ha premiato i vincitori del consorzio Zusardo 2017 dedicato ai migliori produttori sardi di olio extravergine d'oliva. La cerimonia si è svolta presso la Camera di Commercio del Nord Sardegna al termine del convegno Sassari Città dell'Olio, la cinta olivetata tra identità e futuro. Per quanto riguarda la classifica, per la categoria fruttato intenso vince Giuseppe Fois, Accademia Olearia, davanti a Tommaso Barmina ed a Susanna Nazinellu. Per l'affruttato medio, primo posto per Giuseppe Fois, Accademia Olearia, secondo Emanuela Cafulli della Costa Smeralda Società Agricola e terzo Giovanni Maria Nieddu. Per quanto riguarda invece l'affruttato leggero, vince Leonardo Sanna, seguito da Giuseppe Brozzu dell'azienda agrobiologica ed Anna Sanna dell'Andar SRL. Mentre invece per quanto riguarda gli hobbisti della provincia di Sassari, sempre per la categoria fruttato intenso, vince Pierpaolo Canu davanti ad Aldo Spiga e a Giuseppe Cossu. Per quanto concerne invece l'affruttato medio, primo posto per Gianmario Giuseppe Fais, secondo Pina Galistu e terzo Maria Cosimina Deiana. Per l'affruttato leggero vince Ignazio Palitta, seguito da Marco Murgia e Giuseppe Schintu. Un premio speciale creato da Paola Giuseppina Moretti e Viviana Carboni, allieve della Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi, è stato consegnato a Giovanni Lubino, olivicoltore sassarese e fondatore del primo agrimercato.
Sarà Sassari ad ospitare per la prima volta il Sardegna Pride, la manifestazione per le libertà e i diritti di gay, lesbiche, transgender, bisex, queer e chiunque oggi ne sia privo. La decisione è del coordinamento sardo delle associazioni che all'unanimità ha deciso anche la data. Il corteo arcobaleno sfilerà per le vie della città sabato 8 luglio. Nelle settimane precedenti altri due appuntamenti di piazza che in un certo senso apriranno la manifestazione il 23 giugno a Santa Teresa e il 1 luglio ad Alghero. La scelta della città, oltre che seguire il principio del Pride itinerante, è legata alla celebrazione dei 25 anni di attività del movimento omosessuale sardo nato a Sassari nel 1992. Il percorso del Sardegna Pride inizierà a maggio per concludersi con la grande parata finale dell'8 luglio e prevede un fitto calendario di iniziative con dibattiti, seminari, cinema, teatro, mostre collettive e personali, anche di artisti sardi emigrati all'estero, musica e ovviamente spettacoli e drag queen show. Il tema portante di quest'anno sarà la visibilità, non solo come conclusione del percorso di autoaccettazione del coming out, ma declinata in tutti i suoi aspetti, dalla liberazione dei corpi e delle identità all'omologazione repressiva, al modello patriarcale. Amici di TeleG, ben ritrovati ad un'altra puntata della nostra rubrica TeleG in radio. Oggi siamo qui per parlare di barriere architettoniche. Come avete già sentito nel servizio precedente andato in onda sul nostro TG in corso, ci siamo occupati della chiesa di Sant'Agostino e oggi abbiamo qui con noi un collaboratore della chiesa, uno dei tanti collaboratori che danno una mano a Don Davide per portare avanti insomma questa chiesa. Don Davide tra l'altro anche fresco di nomina, esatto. Quindi è con noi Pietro Pedoni. Allora Pietro, ben arrivato, grazie, buongiorno. Grazie a voi per l'invito. Allora, che cosa sta succedendo per quanto riguarda la chiesa di Sant'Agostino? Allora, Sant'Agostino è una chiesa storica, come tutti sappiamo, e niente, Don Davide è arrivato da poco e quindi in un processo di ristrutturazione, messo un po' tra virgolette, sta cercando di rimettere un po' a posto quelle situazioni un po' tipo infiltrazioni e altre cose, e in questo processo di questa serie di lavori ovviamente non poteva non notare il fatto che all'esterno della chiesa c'erano queste scalinate dove non aveva la possibilità per i diversamente abili o coloro i quali hanno dei problemi diciamo, dal punto di vista motorio, di poter accedere liberamente all'interno della parrocchia. Forse è l'unico caso a Sassari. Sì, non mi sembra, questo altre chiese dove ricordare altre chiese dove l'accesso sia precluso. Insomma, non vorrei dire castronerie, però penso di sì, penso sia, o se non è l'unica, sono tra le pochissime. Sì, giù di lì, esatto. E quindi niente, ha provato alcune interlocuzioni dal punto di vista verbale, quindi chiedere a qualcuno di poter intervenire, poi visto che effettivamente i tempi stringevano e c'erano appunto delle situazioni particolari, ad esempio c'è giunta notizia e poi qualcuno l'ha anche notato, c'è uno o due disabili che si fermano per poter pregare all'esterno della chiesa, quindi nei parcheggi, e questa onestamente è una situazione inaccettabile, quindi lì appunto ha preso un po' più di forza questa richiesta e ha chiesto appunto a noi collaboratori di attivarci insieme a lui e portare avanti questa raccolta di firme per poter sensibilizzare l'amministrazione comunale, il sindaco e gli assessori competenti affinché prendano a cuore il problema e quindi possano dare la possibilità a chi è meno fortunato di noi o che ha dei problemi di poter accedere liberamente in chiesa o per pregare o per accedere alle funzioni religiose. Quindi la raccolta di firme è già avviata, La raccolta di firme è già avviata, abbiamo iniziato sabato e abbiamo già raccolto quasi 150-160 firme nella sola serata di sabato, e grazie anche alla collaborazione, questo mi preme sottolinearlo, degli altri collaboratori. Io sono soltanto uno dei tanti. E vorrei ringraziare anche Gino, Laura, Cristina, Francesco, insomma
tutti i collaboratori si stanno dando da fare per, insieme, insieme sì, 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 per, avete già un'idea di quello che potrebbe essere la parte progettuale della situazione e gli eventuali costi? No, i costi no, i costi onestamente no, quindi insomma piacerebbe che magari qualcuno sentendo questa trasmissione magari prendesse magari contatti con col parroco, magari vedere un pochettino, dare la sua idea. Dal punto di vista progettuale, così a livello visivo, la parte più facile da realizzare, se non è la parte più facile, è la parte sinistra, dove c'è la scalinata che risulta essere un pochettino più, un po' più bassa. E quindi, secondo noi, così a livello ovviamente da profani, ci sembrerebbe la soluzione migliore, poi ovviamente sarà un tecnico. Fermo restando che, perché no, diciamolo pure, se ci fosse qualche impresa che in maniera del tutto volontaria voglia e possa dare una mano a Don Davide e a tutta la comunità parrocchiale di Sant'Agostino, sarebbe la benvenuta, perché insomma in situazioni di questo genere il buon cuore dei sassaresi non è mai mancato. Certo, esatto, quindi noi ci facciamo anche carico insomma di questo tipo di problema, cercheremo per quanto c'è possibile di sviluppare questo concetto e renderlo fruibile a chi poi magari dovrà prendere dei problemi. Quindi vi ringraziamo. Vorrei lasciare, se è possibile, il numero di telefono della parrocchia, in modo che qualcuno, magari qualcuno vuol prendere contatti anche per la raccolta firme stessa. Sì, prendere, sì, e poi sabato sera ovviamente la possibilità è sempre in chiesa o quando si vuole andare. Il numero della parrocchia è 338-2618877. Quindi chi volesse perfetto, ma guardate che se poi contatti, insomma, questi intanto questi numeri me li lascerai anche sì, a voi, se vorrete contattarci anche direttamente a noi, noi siamo pronti, ci siamo resi immediatamente disponibili. Ringraziamo di cuore veramente dopo la richiesta, perché riteniamo che sia un problema da risolvere anche nel più breve tempo possibile. Sì, sì, infatti cerchiamo di chiudere la raccolta firme entro questa settimana in modo da accelerare un po' i tempi. Benissimo, quindi speriamo che i nostri appelli giungano a buon fine, quindi con i migliori auguri, appunto, sperando nel buon cuore anche di qualcuno, perché no, lo ripeto, se ci fosse qualcuno che intende fare un'opera di bene, non stiamo parlando infatti di grosse spese, grandi interventi, si tratterà soltanto di una rampa in cemento, magari corredata di un passamano, un corrimano, anzi non un passamano, un corrimano appunto per facilitare l'ingresso. In questo caso porte aperte. Porte aperte anche a Sant'Agostino, porte aperte a tutti, soprattutto a chi non ha la nostra stessa fortuna e che quindi vive in una condizione di disagio. Perfetto. Pietro, io ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a te. Ne approfittiamo anche per salutare Don Davide, visto che sicuramente ci starà seguendo. Esatto. Don Davide, noi siamo qua, faremo di tutto. Grazie a tutti. Allora, in chiusura vi ricordo i nostri contatti, che sono 079 26 11 50 per chi ci volesse contattare telefonicamente. Il nostro indirizzo di posta elettronica invece è info@telegi.tv, mentre per vedere tutto quello che riguarda le nostre produzioni, gli archivi dei nostri telegiornali e senza mai dimenticare nemmeno la pagina Facebook, l'indirizzo internet è www.telegi.tv. Bene, è proprio tutto, grazie ancora a Pietro. Grazie ancora. Linea cuore, allo sport, arrivederci alla prossima. La Dinamo vola. In un caldissimo Palasera di Migni riesce nel doppio intento, battere il Reggio Emilia e soprattutto con almeno 7 punti di scarto per ribaltare la gara di andata. Ebbene, finisce 82-72, missione compiuta. Sia chiaro, non è stata una passeggiata e questo era prevedibile, ma ancora una volta i ragazzi di Pasquini hanno sfoderato una prestazione tutto grinta, muscoli e voglia di vincere, sfiancando un avversario mai domo che alla fine ha dovuto cedere il passo. Ora la Dinamo pianta la sua bandiera al quarto gradino della classifica, solitaria e consapevole di aver ritrovato quel ritmo e quel passo che la sta rendendo il team del momento. Stičević, sacrificato per rendere dura la vita ad un Della Valle che stava dominando dall'arco, Bell, cecchino implacabile, Savanovic, maestro di piede perno, chiedere all'alunno Polonara, Lacey, sempre attento e in forte crescita, fanno sì che la gara, dopo un avvio un po' stentato, si trasformi in una cavalcata fino alla vittoria finale.
Esulta Pasquini in sala stampa per l'ennesimo trionfo del gruppo che mette sempre il noi davanti all'io, rendendo tutto più semplice e cementando ancora di più la solidità della squadra. Il pubblico poi, ancora una volta protagonista, con coreografie emozionanti e un tifo assordante. Il comando che festeggia i 25 anni di vita con il presidente Sardara che li omaggia con una targa ricordo. Il tranello poi di Nicola Cascioni alla fidanzata, che con la scusa di due liberi da tirare bendata, riceve invece una richiesta di matrimonio in diretta a TV con i tifosi in delirio ad applaudire. Una sola nota stonata, un trio di non vedenti in maglia grigia ad arbitrare una gara che di tutto aveva bisogno, tranne che della loro arroganza e spesso incompetenza, ma non sono bastati a far perdere la pazienza dei tifosi. Ora sotto con Brescia, in una settimana senza gare e solo allenamenti. La Dinamo c'è e si vede. Sapevamo tutti le difficoltà di questa partita, sapevamo tutti la qualità dell'avversario, soprattutto da che periodo l'avversario stava venendo, per cui cercavano da questa parte di riprendere la fiducia per venire fuori da questo periodo che era abbastanza negativo. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto questa sera, sono contento del fatto che all'intervallo abbiamo girato la partita, capendo quelle che erano le cose che stavano facendo male, in primis dal punto di vista difensivo. Abbiamo alzato l'intensità notevolmente e siamo stati bravi a non deprimersi nel momento in cui loro facevano canestro. E poi dal punto di vista offensivo siamo stati più bravi a coinvolgere gli lunghi, abbiamo dato profondità all'attacco, siamo diventati meno prevedibili. Abbiamo catturato tiri aperti e da qui si spiega il 44-3 del secondo. De Vecchi, solamente 7 minuti, subito dopo due falli l'hai tirato via. Come mai? Perché c'era bisogno di più playmakeraggio e di conseguenza ci ho preferito giocare con tre giocatori che potevano portare la palla, perché loro dovevano playmaker dal gioco sempre e non volevo diventare troppo sbilanciato avendoci sempre la guardia per giocare playmaker, ma avevo un terzo giocatore che la portasse. Secondo me è stata la chiave del secondo tempo quando ho giocato con i tre piccoli insieme. Che dire, noi naturalmente siamo in un momento molto particolare, un momento particolare perché stiamo rimettendo insieme una squadra che nell'ultimo mese non c'era più, nel senso che abbiamo nell'ultimo mese gli infortuni ci hanno tolto il reparto delle guardie, poi grazie a Dio è rientrato Caupenas e adesso avete visto che era rientrato della valle, quindi è da un paio di settimane che stiamo di nuovo rielaborando con il nostro roster in attesa del rientro di Aradori e di Gentile, e credo che oggi abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto 25 minuti di buona qualità in modo aggressivo, prendendo la partita in mano sia a livello tecnico che a livello di personalità. Dopo naturalmente da un lato è venuta fuori la qualità e l'energia della Dinamo in casa propria e parallelamente noi piano piano è cominciata a mancare un po' di energia e automaticamente a mancare un po' della nostra qualità, quindi stiamo lavorando duro, siamo in un momento non facile, ma credo che siamo sulla giusta via per rimetterci a posto. In questo momento qua avremo bisogno di fare tanto lavoro, lo stiamo facendo, e della salute. La salute ci manca ancora il rientro di Aradori, che sembra quello un po' più vicino, e poi quello di Gentile a seguire, anche per riprendere un feeling con la vittoria, che purtroppo ci manca. Ecco, quindi 25 minuti buoni, 25 minuti di una grissima in bombera, e adesso ci mancano un'altra settimana di lavoro per mettere dentro gli altri 15 minuti per battere il mio caro amico Meo lunedì prossimo. Pareggio a reti bianche nel derby sassarese, finisce 0-0 il match tra Torres e Latte Dolce, disputato al Vanni Sanna e valido per la 21esima giornata del girone G del campionato di Serie D. Al decimo minuto del primo tempo ammonito Andriolo, un minuto dopo Mannoni ci prova dai 18 metri ma Garau blocca. Al dodicesimo giallo per Pala, 9 minuti dopo ammonito Faglie. Poco da segnalare fino al 29esimo, quando è Pinna a salvarsi in corner su conclusione di Ruggiu. Al 43esimo piazzato di Mannoni dai 18 metri di poco alto.
Il primo tempo si chiude così col risultato di partenza. Nella ripresa al 51esimo ammonito Ruggiu. Palmas subentra subito dopo al suo posto. Qualche minuto dopo è Seni a sostituire Bisogno. Al 57esimo Fideli mette in mezzo Persolinas che chiama Garau alla parata. Poco prima dell'ora di gioco Frau subentra Solinas. Un minuto dopo ancora Pinna prodigioso su incornata a due passi di Scognamillo. Ad un quarto d'ora dal termine Canalini subentra a Cocco. All'81esimo minuto ci prova Fideli ma la mira è alta. Mister Pasculli esaurisce i cambi a propria disposizione inserendo Sias al posto di Mucili. Al 90esimo Torres in inferiorità numerica per la seconda ammonizione a Faglie. La sfida si chiude così a reti bianche. Forti ormai si sa, l'avversario sta tremare e l'attacco segna reti a volantare. Le difese sono stupite dal nostro gioco, sono impattate, andiamo a rete con tanta facilità. Centrocampo lancia bene, difensori sono fratelli, gli avversari non riescono a passare. E chi ci fermerà? Nessuno ci sanno dove andiamo, noi vinciamo, i tifosi che ci seguono sempre più, ci incoraggiano da morire, gli avversari stanno a soffrire, per il ritmo che facciamo con di più, dirigenti soddisfatti, ma domani come mai, l'allenatore con le sue linee si è fatta andare, nessuno ci fermerà, dirà con TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.